L'ultimo scontro dei quarti di finale playoff racconta di sudore, fatica, ma soprattutto racconta quanto la passione per la palla a spicchi possa tirar fuori tutto ciò che c'è di meglio in un gruppo di ragazzi con un obiettivo comune. Davanti agli occhi e ai cuori tantissimi ragusani che hanno animato il Palapadua, la vincente è la Virtus, che riesce a dettare la propria superiorità su Alcamo, degna avversaria. La voglia di approdare alla semifinale è stata infatti forza motrice di entrambe le squadre, tanto da non far bastare i 40 minuti per sancirne l'esito. Una battaglia nel vero senso della parola, un botta e risposta continuo tra André e Sorrentino, Guayana e Licitra. Nessuno vuole mollare la presa, che dopo i due scontri delle settimane precedenti vale i sacrifici e il lavoro di una stagione intera. Il pass per la fase successiva del campionato viene staccato solo dopo i tempi supplementari intensissimi, in cui alcune sbavature della Libertas giovano a Sorrentino e compagni, più precisi e spinti dal calore del pubblico. Sì, è stata una vittoria col cuore, perché alla fine abbiamo messo tutto in campo, ci siamo aiutati, abbiamo messo tutto quello che avevamo per andare a vincere una partita complicatissima. Ma sì, intanto fatemi fare i complimenti a tutta la squadra, perché abbiamo fatto una partita con tanti errori ma non mollando mai, e questa sicuramente era forse qualcosa che c'era mancato in gara 2. Sì, una partita difficilissima, perché loro comunque sono venuti qua con tutte le intenzioni di vincere e passare il turno. Noi siamo stati bravi, fortunati a recuperare nel finale lo scarto che avevamo, perché potevamo andare meno 4, invece sono andati pareggio. Insomma, bene così, ora ci riposiamo una settimana e poi siamo pronti per il prossimo turno, insomma. Sì, è stata una partita di playoff dura, intensa, non bellissima forse in alcuni momenti della partita, perché non si faceva canestro, però la differenza in alcune partite la fanno anche le piccole cose, sono difese, rimbalzi, le palle vaganti, la voglia che ci hanno messo tutti i ragazzi per poterla portare a casa. Infatti la prossima partita, dopo una settimana di stop, vi aspetta il Palermo. Sì, questa volta senza fattore campo. Sarà una partita difficile, perché comunque Palermo è una squadra costruita per un salto di categoria. Anche loro hanno avuto una semifinale molto combattuta, finita la terza gara con una partita punto a punto. Cercheremo di dire la nostra.